Fratellino, fratellino palermitano. Esatto, un amico l'altro giorno mi dice: Giulio Davide, tu che segui da tanti anni la politica, mi spieghi come orientarmi? Dico, guarda, te la faccio molto breve. A te te l'ha chiesto? Sì, detto, mi spieghi come bisogna orientarsi? A questo punto siamo. A questo punto siamo. Dico, guarda, amico mio, è molto semplice. Tu ascolta la zanzara, senti che cosa dice il grillino palermitano, fai esattamente il contrario. Allora, per non sbagliare, l'unico modo per orientarsi è questa cosa qua. È molto semplice. Senti che cosa dice il grillino palermitano, senti il contrario. È esattamente il contrario. Basta, non c'è grande regola. Oppure senti che cosa dice Paragone? Esattamente il contrario. Addirittura. Molto semplice. E che ti ha fatto, povero Paragone? No, io gli voglio un bene dell'anima, figurati, siamo stati insieme l'altro giorno da Giletti, quindi gli voglio benissimo. Pensa se ti stesse sui coglioni, no, come ne parleresti? Ma voglio dire, ma come no? Ma gli voglio bene, ma comunque, il tuo leccaculismo nei confronti di Draghi, caro Parenzo, è arrivato a un livello che io lo vorrei raccontare al viceministro Sileri. Sì, cioè lo voglio raccontare. No, ma ti voglio dire al di viceministro Sileri che saluto. Dov'è, buonasera, Sileri? Che saluto. Dov'è? Buonasera, eccoci. Buonasera a voi. Buonasera. Grande Sileri, come stai, caro? Devi capire nel nostro linguaggio, caro Sileri, nel nostro linguaggio Parenzo, chiamalo così, l'ottimo sì, Sileri. Ma io lo vorrei ministro, figuriamoci, ma il punto fondamentale è un e altro, su questo siamo d'accordo. È che Parenzo è saltato da un giorno all'altro con una tale facilità da Conte a Draghi, ma che sono fa sempre impressione. Stato europeista, io sono sempre stato antisovranista. Vabbè, parliamo, che ti di devo cose, dire? Parliamo di cose serie, Sileri, io vorrei farla ministro, c'è qualche possibilità che lei resti, cioè che faccia un upgrade, sì o no? Che ne so io. No, lei ha detto che vorrebbe restare almeno a fare il viceministro, questo l'ha già detto. No, questo. Io ho detto che ho dei compiti che mi sono stati assegnati dal governo Conte 2, come ce l'ha Roberto Speranza, come ce l'ha tutti i ministri. E vorresti continuare a fare il tuo Se ho la possibilità di continuarli, lo continuo, altrimenti tornerò a fare il senatore semplice. Se poi proprio non funziona nulla, che si va al voto... diciamo, d'accordo, però se ti fanno ministro non dici di no, cioè questo è sicuro. Cioè, se è un'ipotesi lunare, tu dici. Ma non lo so, al momento abbiamo un nome che è sicuramente un'eccellenza dell'Italia a livello mondiale, perché in dubbio, no? Cioè non è che non ha mai fatto il politico per un giorno. Ho capito, ma che c'entra? No, che vuol dire? Che io ho mai fatto il politico, cioè io non sono stato eletto, non è che non sono stato mai, cioè ho iniziato a fare il politico. Vabbè, quello fa il Presidente del Consiglio, però comunque. Vabbè, però attenzione, al momento c'è un nome, non c'è un governo, non c'è una squadra, non c'è un programma, non c'è comunque un calendario. Tu vorresti continuare a fare quello che hai fatto fino adesso? No, io dico, se vengo incaricato per continuarlo, lo continuo, e altrimenti ci sarà qualcun altro che lo continuerà. Ecco, ma Conte cos'è, il leader dei 5 Stelle? Ecco, tu da 5 Stelle, la voteresti la fiducia a Draghi o no? Dimmi la verità, sì. Ma al momento, come dicevo, si tratta di una persona, aspettiamo le consultazioni. Sì, d'accordo, cioè, però si tratta di un incarico a una persona, cioè non è la persona. Cioè, ma avrai una tua idea rispetto anche è a quello la squadra, che sa. Forse è tutta la squadra che deve essere definita, il programma. Ha già detto che è molto bravo. Scusa, ha già detto che è una persona autorevole. Non sei come Di Battista che dice no a prescindere, cioè tu sei uno di quelli che dice vuol dire, a prescindere. No, non posso dire no a prescindere, ripeto, se si fa un governo politico e questo governo politico ha una squadra adeguata, con un programma adeguato, un calendario adeguato. È un governo tecnico invece? Un governo tecnico invece? Ma io sono per il governo politico, sono sincero. No? Cioè con i politici dentro? Quindi con Forza Italia? Con la politica anche, all'interno. E tu con Forza Italia ci governeresti tu? No, ci governeranno. Con ministri di Forza Italia, per forza, se c'è il governo politico ci saranno pure ministri di Forza Italia. Vedo qualche difficoltà, ecco. Ah, vedi qualche difficoltà. Però vedete, per me che ho fatto un percorso parlamentare come presidente di commissione sanità, devo dire che almeno per quanto riguarda la sanità, in commissione abbiamo sempre lavorato, devo dire, bene con tutti, sono sincero. Cioè, anzi, se andate a controllare i provvedimenti passati quando ero presidente, spesso passavano all'unanimità. Però voglio dirti una cosa: ci vogliono tecnici di area politica per fare un governo politico come dici tu, oppure proprio politici. Che ne so, Speranza, secondo te, va confermato o no? Ti faccio una domanda molto secca, molto diretta. Ma voglio dire, qui al Ministro della Salute abbiamo dato il massimo come squadra, andrebbe confermato. Vedi, andrebbe confermato. Vedi, c'è un ottimo politico e un buon tecnico, no? Che sarei io.
Un ticket da salvaguardare. Secondo me il Ministero della Salute non va toccato. Chiaro, qualche errore è stato sicuramente fatto, ma abbiamo dato davvero il massimo. Molto bene. Secondo me, io farei un po' di differenza, che lascia perdere, se no sembra che se sto qui ad adularti. Cioè, no, secondo me, un ticket. Disastra, un ticket. Sì, ha fatto Speranza, ha fatto dei disastri. Ma come l'Italia colori era perfetta. Perfetto l'Italia colori. Un modello invidiato. Voglio capire una cosa. Tu faresti esprimere la piattaforma Rousseau, sì o no? Perché a me mi sembra una cosa ridicola. C'è un dibattito in corso. Tu sei dei 5 Stelle. Ma sicuramente, diciamo, i nostri elettori hanno diritto. Non fare il diplomatico, diciamo, dai. No, hanno diritto di esprimersi. Devo dire che al momento anche la domanda potrebbe essere difficile da porre. In questo caso lo escluderesti la piattaforma Rousseau? Dai, escludiamo. Noi abbiamo in questo momento un nome, non c'è una squadra. Quindi quando ci sarà la squadra, la domanda sarà più facile da poter. Ora tu dovresti proporre una domanda: faresti un governo con Draghi, sì o no? Draghi quale governo tecnico, politico? Con chi? Qual è la squadra? Qual è il programma? Tu in generale la utilizzeresti oppure la consideri una stronzata? Io la considero una stronzata. No, in questo caso non la considero una stronzata assolutamente. Però la consulterresti? Anche per scegliere, anche per dire sì o no, anche per dire adesso. Ma dopo, adesso è inapplicabile. Ma con la squadra, potrebbe avere una certa utilità. Però scusami Sileri, a quel punto non è che una volta che il governo ha avuto, una volta che il governo si è formato, senti la piattaforma Rousseau e se la piattaforma Rousseau ti dice di no, fai cadere il governo. Potrebbe avere invece un'utilità in quello che è il programma, che peraltro è vero, il nostro già è abbastanza noto. Che serve? Questa fase non capisco. Per vincolare i parlamentari. Vi dico la verità, in questa fase non la vedo proprio fondamentale. Devono decidere i parlamentari invece che il popolo. Che c'entra? È il contrario che aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Questo è il povero Gottardo. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, sono diventati il caviale. Tengono il popolo fuori dal Parlamento. È un tradimento del movimento. Però effettivamente Sileri questo a me non potete dirlo. Perché non consultate il popolo? Siete dei portavoce del popolo. Siete dei portavoce del popolo voi. Quante testate ho dato qui dentro al ministero, che ho cercato davvero di aprirlo come una scatoletta. Votando all'unanimità. Però il movimento che appoggia un ex presidente della Banca Centrale Europea non si è mai visto, il Movimento 5 Stelle. Eravate no euro. Sì, aspetta. Noi siamo per, diciamo, un governo politico e aspettiamo le consultazioni, ascoltiamo. Io credo che in questo momento di guerra ne abbiamo già tante. Abbiamo una guerra contro il Covid, tante tensioni che sono state generate, tante discussioni tra le varie forze politiche. Tu in Senato voteresti sì, dai, voteresti sì. Credo che in questo momento ascoltare francamente non costi nulla. Senti, Conte dovrebbe fare ministro secondo te? Questa è un'altra domanda. Secondo me, ripeto, non ho né l'esperienza né Io credo che il presidente Conte ha fatto un lavoro eccezionale e allora perché lo mandate a casa se ha fatto un lavoro eccezionale, non c'entra niente, l'ha mandato lui. Però voglio dire, su Conte è molto diplomatico. Ristoranti aperti, grande battaglia. Forse questa è la cosa più importante in questo momento, cercare ristoranti aperti la sera. Quando sarà possibile farlo? Sarà secondo me possibile alcune settimane da oggi con il progredire della vaccinazione. Dare una data al primo marzo? Ma ne hai parlato già con Speranza? Io spero molto prima, francamente, vi dico la verità, salvo la Lombardia vorrebbe farlo subito addirittura. Ma guardate, se l'andamento del virus con le colorazioni 21 parametri mostra miglioramenti mantenuti, cioè che la circolazione del virus è stabile, con l'avanzare della vaccinazione e la protezione dei soggetti più fragili, non vedo perché in sicurezza non si debbano riaprire i ristoranti. In sicurezza intendo dire rispettando delle norme, sono quelle già note, con dei controlli severi. Anche fra due settimane, una cosa del genere. La Lombardia vorrebbe farlo subito. Secondo me le regioni dove per due settimane i numeri mostrano vera stabilità, quindi non grosse variazioni, dopo due settimane
Con l'avanzare della vaccinazione, secondo me è auspicabile. Ma invece tu la gente agli stadi la manderesti? Cioè, magari adesso sicuramente no. Adesso no, però tipo si può prevedere che ad aprile, per la fine del campionato, ci sarà 10.000? Secondo me no. Secondo me il campionato finirà senza spettatori. Secondo me il campionato finirà senza spettatori, però attenzione, dipende come sarà l'andamento del virus. Sì, però allo stato attuale non vedo la riapertura degli stadi nel breve, però vedo e spero nella riapertura dei teatri, nella riapertura dei cinema, contestualmente ad esempio alla riapertura dei ristoranti. Non lo farei domani, aspetterei un paio di settimane di giallo per vedere che i numeri rimangano costanti, valuterei la presenza di queste nuove varianti. Ma ne avete parlato già con Speranza di questa riapertura degli ristoranti? Il mio punto di vista sui ristoranti è così da... Qualcuno che ha detto Sileri si è svegliato oggi, forse non ha più guardato i giornali. Sileri è sempre stato favorevole. È da ottobre che ho detto che laddove possibile si riapre. Cioè io sono per gli stop and go. Se va male chiudi tutto, aspetti, abbassi la situazione del virus e riapri. Cioè, raffreddi la curva. Certo. Questi stop and go sono francamente neri. Però tu sei a favore dell'obbligo vaccinale? Perché moltissima gente ci chiama, io sono contro i vaccini. Mm. In questo momento secondo me non serve. Potrei essere a favore dell'obbligo vaccinale nel caso che avessimo una disponibilità improvvisa di milioni e milioni di dosi di vaccino, nel caso che le persone non si vaccinino, allora lì qualcosa deve essere fatto, però al momento non serve. Ma nemmeno per gli operatori sanitari, perché sono operatori sanitari rimango abbastanza stupito quando l'operatore sanitario non si vuole vaccinare. Medico o infermiere dice no, io non mi vaccino perché non credo nel vaccino. Allora, per esempio il passaporto vaccinale di cui parlano, ad esempio, non si può andare nei cinema, non si può entrare nei negozi, per me è una follia. Cioè, il passaporto in questo momento è prematuro perché tu con la vaccinazione sicuramente ti proteggi dalla malattia, ma magari la trasmissione ancora non si sa se tu puoi portare con te il virus e darlo agli altri, però fra qualche settimana, un mese, quando questo sarà più chiaro, è assurdo impedire a chi non si vaccina di andare in certi posti. Ma lui ti sta dicendo non adesso, in prospettiva, impedire a qualcuno di andare in certi posti, Sileri, è una follia. Meglio educare quella persona e dire usa la mascherina, lavati le mani, mi raccomando, la mascherina mettila bene. Ma non farlo in un posto perché non ti vuoi vaccinare, dato che non c'è l'obbligo vaccinale, mi sembra un controsenso. Non è, un conto se ti iscrivi a medicina e non ti fai il vaccino per l'epatite B, che è obbligatorio, voglio dire, allora a quel punto per lavoro che fai devi è obbligatorio e non puoi fare il secondo triennio. Però su questo direi di no, cioè obbligare una persona a non entrare in un cinema perché non si è fatto il vaccino non è un problema di questo momento, perché non c'è l'obbligo vaccinale, non c'è per la persona. Però attenzione, l'obbligo della mascherina sì, l'obbligo della distanza sì. Credo che queste semplici norme possano già essere sufficienti con le varianti attualmente circolanti, sperando che non arrivi qualcosa di peggio. Grazie, a presto. Grazie. Ciao. A voi. Ciao.